Di cominciare. Innanzitutto, benvenuti a tutti, benvenuti al terzo webinar relativo alla call space, uno spazio responsabile per la sostenibilità. Questo è il terzo webinar della serie di tre webinar in supporto a questa call organizzata dall'Agenzia Spaziale Italiana, da Leonardo e dall'Associazione Italiana di Aeronautica ed Astronautica. È l'ultimo webinar di questa serie, quindi ci tengo comunque a cominciare subito, fin da subito, con i ringraziamenti. Quindi vorrei innanzitutto ringraziare tutti voi che state partecipando oggi e che avete partecipato anche ai precedenti webinar. Vorrei ringraziare gli speaker. Nello specifico, oggi abbiamo il piacere di ospitare due presentazioni da parte di Simone Perrotta dell'Agenzia Spaziale Italiana e da parte di Filippo Maggi del Politecnico di Milano. E inoltre ci tengo anche a ringraziare tutto il gruppo di lavoro che si sta dedicando al Public Outreach per lo IAC 2024 che si è speso per questa iniziativa, così come per tante altre iniziative che si stanno organizzando proprio in vista dello IAC 2024. Quindi nello specifico ci tengo proprio a menzionarli: Germana Galofaro dell'Agenzia Spaziale Italiana, Alissa Iannone di Leonardo, Mirta Pacanowski dell'azienda AIM, e poi c'è Roberta Lazzeri, Marco Petrolo, Alessia Diriz dell'Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica. Essendo questo l'ultimo webinar, vorremmo comunque ricapitolare un attimo quali sono i dettagli della call e anche sulla scia di alcune domande che ci sono state fa fatte nei precedenti webinar. Quindi cercherò di essere molto breve, ma è bene comunque riprendere un po' tutti i punti salienti. La call, come sapete, ha il titolo Uno spazio responsabile per la sostenibilità. È una call for ideas per le classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado. Qual è lo scopo principale della call? Quello di cercare di far riflettere alla fine proprio gli studenti e team di studenti, quindi grazie al supporto dei docenti, sulla tematica di come lo spazio possa aiutare a definire, a svolgere, diciamo, a aiutare una vita, a creare una vita sostenibile, diciamo, sulla Terra, quindi scusate. Dall'altra parte anche come l'utilizzo dello spazio e l'esplorazione dello spazio possa essere sostenibile. Quindi le domande chiave alle quali cerchiamo in qualche modo di dare una risposta, su cui riflettere, sono come utilizzare le tecnologie spaziali per rendere il nostro pianeta più sostenibile, come rendere lo spazio e l'esplorazione spaziale più sostenibili e come anche l'Italia, quindi dare il nostro ruolo, un ruolo alla nostra nazione, può rappresentare il motore proprio della sostenibilità spaziale. Sapete che la scadenza della presentazione delle proposte è il 20 maggio 2024. I dettagli sono riportati nel link che è presente in questa slide. Come sapete, comunque, le slide sono anche presenti sul sito dell'ASI, quindi nel caso magari qualcuno del gruppo può riportare questo stesso link di nuovo in chat in maniera tale che possa essere cliccato immediatamente anche da chi sta ascoltando. Le sfaccettature, diciamo, legate in qualche modo alla sostenibilità in ambito spaziale sono diverse. Abbiamo cercato di coprirle un po' tutte con questi webinar. E sono anche le tematiche che sono riportate nel bando. Quindi abbiamo la propulsione sostenibile, e proprio oggi avremo un talk dedicato proprio a questa tematica, materiali ecologici e gestione dei rifiuti spaziali che abbiamo visto nel webinar 2, e poi l'uso delle tecnologie di osservazione della Terra trattato nel primo webinar. Così come la parte di risorse extraterrestri, utilizzo quindi delle risorse extraterrestri e l'esplorazione sostenibile che verrà di nuovo trattato durante questo webinar. C'è solo un tema che abbiamo trattato in maniera minore, ma ciononostante vi invitiamo comunque a riflettere anche su questo tema, che è quello dell'impatto sociale ed economico delle missioni spaziali dei satelliti verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ci teniamo anche a questa slide per cercare di chiarire un po' cosa ci aspettiamo. Quindi ci teniamo innanzitutto a tranquillizzare, cioè non, sul livello di dettaglio che in qualche modo viene richiesto. Questo è comunque una call for ideas e lo scopo finale della call for ideas è veramente quello di far riflettere gli studenti e di stimolare una discussione fra studenti e docenti sulle tematiche, della call. Quindi su come il suo spazio può essere utile alla Terra e la sostenibilità sulla Terra e così come lo spazio possa essere in qualche modo utilizzato e esplorato in maniera sostenibile. Lo scopo quindi è far riflettere gli studenti e magari anche far sì che i progetti che in qualche modo noi le riceveremo, queste proposte che riceveremo, siano in qualche modo di stimolo anche per le persone a cui verranno presentati. Come viene presentata l'idea? Un documento di massimo 3 pagine, può anche essere meno di 3 pagine, escluse le immagini e le tabelle, in cui si illustra la proposta. Ad esempio, qui abbiamo riportato
cosa può includere una proposta, si può identificare il contesto e il problema che si vuole affrontare, si descrive brevemente la soluzione proposta e magari si può parlare anche dell'impatto che ci si aspetta, grazie a questa soluzione sulla società e sulla sostenibilità della vita sulla Terra. Il video ci deve essere anche un video che accompagna questo documento di massimo 3 minuti in cui le studentesse e gli studenti illustrano l'idea. Questo video verrà poi presentato per le proposte che saranno giudicate migliori, verrà poi presentato e mostrato durante lo IAC 2024. Nel caso poi, qui è facoltativo, è tutto facoltativo, nel caso in cui la soluzione proposta sia uno strumento, un satellite, una tecnologia, un oggetto, allora si potrà fornire anche un'illustrazione del prototipo mediante dei disegni, proprio per illustrare l'idea che si sta presentando, ma questo è del tutto facoltativo. Per la valorizzazione delle migliori idee, innanzitutto alle 10 proposte giudicate migliori verrà fornito un contributo di 5.000 euro per partecipare allo IAC 2024 e ovviamente anche partecipare alla cerimonia di premiazione che ci sarà durante il Public Day il 18 ottobre 2024. Ne parleremo brevemente alla fine, dopo il webinar, al termine del webinar. In questa slide vi riporto i 3 webinar che abbiamo organizzato, quindi un primo webinar sulla sostenibilità in generale, ci siamo poi occupati dell'osservazione della Terra, un secondo webinar su materiali ecologici e rifiuti spaziali, il terzo webinar, quello di oggi, che invece si concentra sulla strada, che è il titolo, la strada per un'esplorazione spaziale sostenibile. Vediamo qui nel dettaglio l'agenda di questo terzo webinar. Quindi innanzitutto avremo un intervento da parte di Simone Pirrotta dell'Agenzia Spaziale Italiana sull'esplorazione spaziale sostenibile e sull'utilizzo di risorse extraterrestri. Dopodiché avremo un intervento da parte di Filippo Maggi del Politecnico di Milano sulla propulsione, su come rendere la propulsione spaziale o sugli aspetti legati alla propulsione spaziale legati alla sostenibilità. Al termine, quindi, vi daremo modo, dopo i 2 interventi, di porre delle domande. Potete ovviamente porle anche in chat, così come è avvenuto nei precedenti webinar, e ci saluteremo dando appuntamento appunto a IAC 2024. Per tutte le informazioni, lo ripeteremo alla fine, avete gli indirizzi email a cui potete scrivere e noi vi forniremo delle risposte. Lascerei a questo punto innanzitutto la parola al primo esperto di oggi, che è Simone Pirrotta dell'Agenzia Spaziale Italiana. Io interrompo quindi la condivisione e do la possibilità al dottor Pirrotta, se possibile, di condividere la presentazione, la sua presentazione e anche magari di introdursi brevemente al pubblico in maniera tale che tutti un po' sappiano, conoscano un po' anche meglio il suo lavoro, insomma. Grazie. Grazie, grazie. Buonasera a tutti, sono Simone Pirrotta, Agenzia Spaziale Italiana e mi occupo appunto di esplorazione robotica, esplorazione del sistema solare. Spero vediate il monitor e che lo vediate anche in modalità schermo intero, in modo che sia più fruibile possibile. Me lo può confermare qualcuno? Vediamo correttamente per confermare. Ottimo, allora. Grazie di nuovo per questa opportunità e appunto la tematica che mi sono affidata ha a che fare sicuramente con l'attività che svolgo, quindi esplorazione, in particolare mi occupo di esplorazione robotica e nelle parole chiave che appunto sono contenute, oltre all'esplorazione c'è anche appunto la sostenibilità e il concetto di risorse, il valore che hanno nello spazio sicuramente sarà già stato toccato in precedenza. Provo a fare appunto un'introduzione generale su tutto in modo da come dire, chiarire benissimo lo scenario al meglio e poi eventualmente proviamo ad approfondire singoli aspetti e spero appunto di stimolare le vostre domande, le vostre curiosità, così da identificare bene e magari appunto guidarvi nella preparazione delle vostre proposte. Allora, innanzitutto cerchiamo di chiarire cosa intende per esplorazione. Io in questo slide ho riassunto i domini in cui opera l'Agenzia Spaziale e essenzialmente si tratta di attività preparatorie a quelle poi che si svolgono in orbita e poi attività che si svolgono intorno al pianeta Terra, con dei satelliti che operano intorno al pianeta Terra e che svolgono funzioni di osservazione, telecomunicazioni, diversi domini. Attività anche di servizio che consideriamo per il pubblico, per il cittadino, più tutta una serie di altri domini a supporto di tutto questo.
Quello di cui mi occupo specificatamente io sta un po' nei riquadri di destra, quindi più attività che hanno a che fare con osservazione con strumenti posti in orbita, ma di fenomeni al di fuori anche del sistema solare, quindi astrofisica, cosmologia, osservazione di fenomeni e oggetti celesti fuori dal sistema solare, e laddove è possibile, laddove è preferibile, cerchiamo di fare esplorazione, quindi inviando delle sonde e poi anche i nostri stessi, che poi sono poi i nostri emissari, e poi i nostri emissari in termini di esploratori organici, quindi astronauti, li mandiamo intorno ad altri corpi del sistema solare o addirittura sulla superficie laddove è possibile. Le finalità sono diverse, sono scientifiche. Essenzialmente scientifiche e poi legate ad altri aspetti, sempre correlati. Il weather, l'astrobiologia sono tematiche che comunque supportano questo tipo di attività. Dicevamo, quindi, gli esploratori sono essenzialmente di due tipologie, quelli robotici, quindi tutto quell'insieme di sonde elettromeccaniche che in autonomia guidate da Terra svolgono una funzione intorno sulla superficie di un altro corpo celeste del sistema solare, oppure chiaramente l'esploratore per eccellenza, l'uomo, che porta con sé la strumentazione e quanto necessario alle sue operazioni, con vantaggi e svantaggi. L'esploratore astronauta ha sicuramente una capacità di adattamento, di giudizio, di operatività, in real time, molto maggiore, la maggiore possibile. Quando si tratta di sonde robotiche, nonostante la loro autonomia, hanno bisogno comunque di una serie di supporti. Di contro, gli esploratori, diciamo, in forma di circuiti e parti meccaniche, sono molto più resistenti, hanno bisogno di molto meno supporto nelle loro attività. Comunque, hanno bisogno di una serie di risorse, lo vedremo presto. E giusto per sintesi, uso una slide di una chat realizzata dall'Agenzia Spaziale Europea che riporta le principali missioni intorno ai corpi celesti principali del Sistema Solare, quindi pianeti, le loro lune e anche asteroidi della fascia principale, ma non solo, anche in mia realtà asteroidi. E ho flaggato dove c'è un contributo italiano di primo piano, c'è un po' dappertutto, soprattutto nella parte di strumentazione. Quindi esplorazione robotica fatta intorno da satelliti che ruotano intorno a questi corpi celesti e li osservano dall'alto, fornendo appunto una visione più globale, quando è possibile, perché il corpo celeste è roccioso, quindi ha una superficie che li può ospitare ed è di grande interesse, come ad esempio su Marte. Il passo successivo è portare sulla superficie del pianeta, a questo punto, un esploratore robotico, un rover, tipicamente un lander o un rover, quindi delle piattaforme che anche se ospitano strumenti scientifici, ma raggiungono la superficie, hanno una visione meno globale dell'insieme del pianeta, meno una mappatura, ma chiaramente in situ, come si dice, riescono a fare delle misure molto più efficaci e più puntuali. Brevemente per dirvi che i piani di esplorazione si coordinano a livello internazionale, esiste quello che si chiama Global Exploration Roadmap, che vede nella Luna e Marte i principali obiettivi per l'esplorazione, perché sono appunto, oltre alla loro accessibilità, diciamo, sono di interesse per una serie di ragioni scientifico e anche poi di potenziale abitabilità in ottica futura per l'Europa. Approfitto per dirvi che nella pagina 1 della Global Exploration Roadmap si introducono subito dopo l'executive summary, che è proprio, diciamo, l'introduzione di alto livello, i principi della sostenibilità, proprio perché è un aspetto che da tutti è riconosciuto come critico, e non a caso appunto è stato menzionato, è il tema primario probabilmente della prossima conferenza dello IAAP a Milano. E so che è stato già accennato alla questione della sostenibilità, faccio un brevissimo cenno perché stiamo scrivendo la versione successiva di quella che avete visto, la propria Exploration Roadmap, cercando di definire ulteriormente che si intenda per sostenibilità, e ha veramente tante accezioni, tante connotazioni. Forse quella più
diffusa, quella un po' più nota, e quella che ha a che fare con la possibilità di fruire di un ambiente, di una risorsa, senza comprometterne la possibilità che sia fatto anche in futuro. E quindi poi questa è un po' l'accezione, quella ambientale, e poi probabilmente sono collegati parlando di space debris, quindi non saturare lo spazio intorno alla Terra, che per quanto spazioso comincia ad essere già parzialmente, insomma, saturo, e quindi mitigare la presenza di oggetti in orbita terrestre. Poi devo dire che per fortuna, per quanto riguarda l'esplorazione, abbiamo così poche ancora sonde e quei tipi di ambienti intorno a Marte, alla Luna, eccetera, che questo rischio è ancora molto, molto lontano. Ha delle altre connotazioni: sostenibile, un progetto sostenibile economicamente vuol dire che, insomma, può contare più risorse anche sul lungo periodo anche. Quella che volevo un po' più approfondire in questa occasione è l'aspetto tecnico, la connotazione tecnica, che ha a che fare con il fatto che un profilo di missione, lo svolgimento, l'esecuzione di una missione da parte di un esploratore robotico o umano, ha bisogno di poter contare su delle risorse, in particolare se questo tipo di esplorazione si protrae nel tempo e di lungo periodo. E quindi quanto più è lunga, tanto più bisognerà o portare delle risorse con sé, oppure trovarle in loco. Questi sono un po' i due aspetti chiave. Come vi ho detto, definire sostenibilità non è semplice, e anche, ho riportato un po' una citazione, ma è abbastanza noto che ha delle molte sfaccettature, quindi bisogna tailorare, diciamo, approfondire singoli aspetti specifici. Vi avranno già detto, perché ho visto che stai parlando di space debris, che lo spazio stesso, almeno quello intorno alla Terra, è una risorsa. Quindi adesso, dopo aver toccato il tema sostenibilità, vediamo con risorsa cosa intendiamo. E per chi vuole mandare un satellite in orbita, aspettare una missione spaziale, occupare un'orbita è già, diciamo, un modo di occupare una risorsa che è comune. Così come trasmettere su delle frequenze, perché i satelliti in orbita hanno bisogno di comunicare i loro dati, trasmettere su certe frequenze va fatto a seguito di un processo in cui si richiede il permesso, la possibilità, perché anche quel tipo di frequenza è una risorsa che in teoria è comune e quindi va, si dice, coordinata con altri attori. Nel tema specifico dell'esplorazione, questi aspetti sono appunto un po' più mitigati, perché il numero di missioni è molto più basso. Ma i nostri satelliti esplorativi devono poter contare su proprie risorse. Un satellite essenzialmente, forse vi è stato già accennato, un satellite che fa scienza, che fa scienza a supporto dell'esplorazione, di fatto è un insieme di strumenti scientifici di varia natura, camere, spettrometri, o radar, tutto un insieme di strumenti che sta a bordo di questo oggetto, che ruota intorno a Marte, alla Luna, al nostro corpo celeste, ma questi strumenti vanno alimentati, vanno protetti, vanno tenuti a certe temperature, vanno resi, messi nelle condizioni di operare. Tra questi aspetti c'è appunto la questione delle risorse che sono a loro disposizione. La prima tra tutte è l'energia. Vanno appunto alimentati per un certo periodo, che è quello di durata della missione. Quasi tutti i satelliti che avete visto sono dotati di pannelli solari. Perché appunto l'energia elettrica partono con delle batterie parzialmente cariche, ma vanno via via utilizzando quell'energia, e quindi chiaramente va ricostituita questo serbatoio nelle batterie. Quasi tutti, perché quelli che vanno nelle zone più remote del sistema solare, dove l'energia che giunge sarebbe troppo bassa, vengono alimentati con degli altri sistemi. Sistemi di altra natura, di rifornimento nucleare, eccetera. Altri tipi di risorse per un satellite sono appunto la gestione e la generazione di dati che gli strumenti producono, e la capacità, la possibilità di trasferirli a terra. Ognuno degli strumenti vorrebbe poter trasferire tutti i propri dati, ma è una risorsa anche quella che va, dire, gestita. Il propellente è importante, il satellite parte per la sua esplorazione, come partirebbe qualunque esploratore, con serbatoi di propellente pieni per poter fare delle manovre orbitali, per potersi spostare su delle altre orbite. Ma questa è una risorsa, diciamo,
diversamente dall'energia elettrica, non si può ricostituire, va via via estinguendosi e quindi a fine missione di fatto, diciamo, di solito giunge in prossimità, insomma, dell'esaurimento completo. In realtà è il contrario, sono i serbatoi che vengono dimensionati, vengono utilizzati in modo da fornire tutto questo. Questa è la famiglia delle risorse che gli esploratori portano con sé, sia quelli robotici che quelli umani. Quelli umani hanno bisogno di ben altro. Hanno bisogno anche in parte di energia elettrica, ma hanno bisogno ad esempio di ossigeno, hanno bisogno ad esempio di cibo. Operano in delle stazioni che sono più complicate e quindi hanno dei livelli anche di sicurezza più elevati. Questo è tutto il concetto, diciamo, quindi sono, è la famiglia di risorse che è importante portare con sé. Portare con sé significa lanciarle dalla superficie della Terra, significa appunto spendere delle risorse per trasferire questo materiale in orbita e farlo giungere intorno o sulla superficie di Luna, Marte, Mercurio, Marte Celeste. Tutto questo è complesso, ha un costo. Quindi c'è l'idea che in parte le risorse che portiamo con noi, alcune di esse possono essere riciclate. Questo chiaramente vale anche sulla Terra e ne approfitto per dire che le tecnologie di riciclo, ad esempio il riutilizzo, che vengono spinte al loro massimo per una stazione spaziale, ad esempio, hanno il beneficio di poi avere una ricaduta sulla Terra, quindi di ottimizzare tecnologie che poi noi possiamo di cui possiamo fruire in ambienti sulla Terra in cui ne abbiamo bisogno più o meno dappertutto, ma in cui appunto anche le risorse a disposizione sono limitate. Quindi per l'esplorazione è essenziale provare a portare con sé il meno possibile, provare a riutilizzare e riciclare il più possibile, ma meglio ancora, in prospettiva di lungo periodo, trovare risorse locali. Raggiungere un corpo celeste che si conosce tanto bene da poter contare sulle risorse che si trovano sul posto. Chiaramente devo di nuovo menzionare la produzione di energia perché è essenziale dappertutto e per fortuna, diciamo, grazie alla presenza del Sole, a meno che non ci si trovi in zone permanentemente in ombra, come alcuni crateri, alcune regioni della Luna, possiamo sempre contare su una produzione di energia basata su pannelli solari. L'energia elettrica ha tutta una serie di caratteristiche rispetto all'accumulo e alla distribuzione, per cui è preferibile usarla quando e produrla usarla quando serve. Ci sono altri approcci, altre idee, altre tecnologie future che stiamo pensando di sviluppare per ottenere tecnologie e energia di alta natura. Sicuramente quella appunto elettrica è necessaria ed è quella diciamo più fruibile poi per i nostri scopi di realizzare degli outpost, delle basi di permanenza in orbita, come il Gateway o sulla superficie dei corpi celesti. Quindi appunto sicuramente pannelli solari li vedrete in prossimità di tanti di questi concept, di queste idee di come realizzare future basi. Quello che vedete ad esempio è un'ipotesi potenziale base sulla superficie lunare. Si trova in una zona, vi dico subito, è stata ipotizzata in una zona polare perché come vedete i pannelli solari vanno verso l'alto, segno che il sole è abbastanza basso sull'orizzonte perché è abbastanza radente. Un'altra caratteristica di una potenziale futura base che possa ospitare l'uomo sulla superficie lunare è la necessità di schermarla da raggi cosmici, radiazioni di varia natura, per le quali sulla Terra siamo schermati dal campo elettromagnetico terrestre. Quando siamo lì fuori non abbiamo più questa protezione, serve poterci schermare e quindi uno degli approcci più promettenti è quello di realizzare sì degli outpost, delle basi, degli ambienti che contengano attrezzature e poi gli esploratori, ma di proteggerle da queste radiazioni utilizzando ad esempio il materiale presente sulla superficie, in questo caso della Luna, quella che si chiama regolite. E quindi cito i materiali da costruzione proprio perché
volendo evitare di portare con noi il meno possibile dalla terra, sicuramente porteremo le attrezzature e apparecchiature necessarie, ma materiali da costruzione strutturali speriamo di utilizzare quelli presenti in situ, quindi di fare quello che si chiama in situ resource utilization, costruire banalmente mattoni e strutture utilizzando materiali presenti sulla superficie lunare. La risorsa per eccellenza funzionale all'esplorazione umana è l'acqua. Tanto che, passo subito alla prossima slide, l'esplorazione lunare degli ultimi, possiamo dire, 6-7 anni, che nei decenni precedenti era forse meno considerata a favore di un sguardo verso Marte, è stata rilanciata in termini di esplorazione lunare anche probabilmente grazie alla scoperta in zone polari del polo sud lunare di presenza di ghiaccio d'acqua. In quantità e in purezza tutte ancora da definire, però sonde americane e sonde indiana hanno consentito di confermare a propria volta presenza di ghiaccio d'acqua che, come potete immaginare, per l'esploratore umano è essenziale per moltissimi usi, ma non solo quelli più immediati che possiamo immaginare per il life support. Ha delle funzioni anche potenzialmente di essere shift in idrogeno e ossigeno, e quindi che poi ricombinati a propria volta possono fornire propulsione e quindi consentire eventualmente di ripartire dalla sua luna, cui la gravità è molto più bassa e circonsesto di quella terrestre, e quindi utilizzare l'acqua anche con, diciamo, questa funzione inedita di potenziale propellente. Torno un attimo indietro perché, giusto per menzionare quelle tecnologie che erano state accennate nella visione precedente, una base lunare ha bisogno di moltissimo supporto in termini energetici e chiaramente molte sono le possibilità che possiamo pensare di sviluppare sulla Terra e poi portare in ambiente extraterrestre, come diceva, o anche lunare. Sicuramente da cui, per tornare al tema dell'importanza dell'ossigeno, che appunto era legato a scissione possibile dalla molecola di acqua, ma vista la presenza di ossigeno negli ossidi delle rocce lunari, di quella che si chiama regolite, quindi il pietrisco che copre la superficie lunare, diverse sono le tecnologie allo studio. Menziono questo progetto perché, oltre a conoscerlo in prima persona, è uno studio che vede l'Italia, e in particolare il Politecnico di Milano e altre realtà nazionali, all'avanguardia su queste tecnologie. Quindi la possibilità di estrarre l'ossigeno dagli ossidi, essendo presente in forma di ossidi, nelle rocce lunari, con una tecnologia definita processo carbotermico, ma questo diciamo vi importa poco. L'idea è che, appunto, opportunamente riscaldando e trattando materiale già presente, si possa estrarre acqua e ossigeno dalle rocce lunari. E noi lo testeremo quanto prima con il progetto Oracle. Finora abbiamo parlato quindi di risorse locali utilizzabili in situ, utilizzabili nel luogo stesso in cui si trovano, magari vanno estratte, vanno prima individuate e poi estratte, per essere fruite ai fini dell'esplorazione stessa. È quindi un tipo di risorsa appunto legata, funzionale, legata alla durata dell'esplorazione e funzionale all'esplorazione stessa. Un'altra famiglia di risorse, sempre locali, che però invece possono essere può pensare di solo individuarle ed estrarle, ma riportarle verso terra per una serie di motivi che magari iniziano a scarseggiare o perché appunto sono in una combinazione particolare per renderle appunto convenienti in qualche modo, quindi quantità tali da rendere conveniente andarle a prendere in letteralmente miniere riserve extraterrestri. Questa operazione, vi ho già detto che lanciare in orbita degli oggetti, noi vogliamo portare con noi il meno possibile perché lanciarli è costoso, a maggior ragione andarli a raggiungere e riportarli sulla Terra sarebbe ancora più complesso, quindi fino ad oggi risulta non conveniente.
situazione simile, di andare ad estrarre dei minerali da altri colpi celesti, ad oggi risultano conveniente, ma non è detto che non lo sia in futuro. Anzi, tutti scommettono che col progredire della tecnologia, questa attività, lo space mining, risulterà conveniente. In questo momento è descritto un po' il concetto che il sovraffollamento terrestre rende delle risorse sempre più scarse, quindi il loro valore aumenta, ma non solo, è proprio la loro assenza che diventa problematica. E quindi spaziali, anche se può sembrare avventato e non conveniente inizialmente, lo diventerà in futuro. Queste sono delle, diciamo, sulla base della composizione degli oggetti celesti che stiamo studiando da Terra, ma anche da vicino, come gli asteroidi, in particolare i Near Earth Asteroid, che hanno questa caratteristica di orbitare con dei passaggi relativamente ravvicinati e quindi sono più accessibili rispetto ad altri asteroidi che sono a distanze molto maggiori. Dei Near Earth Asteroid abbiamo con il tempo costruito una conoscenza sulla composizione, almeno superficiale, e quindi sappiamo che abbondano di una serie anche di minerali e di elementi, tra cui dei metalli particolari della famiglia del platino, del gruppo del platino, le cosiddette terre rare, una serie di elementi che sulla Terra cominciano a scarseggiare e viceversa sono essenziali e probabilmente erano già in quantità in partenza non elevatissime, ma l'utilizzo intensivo nella nostra elettronica, in generale, diciamo, tutte le tecnologie che caratterizzano il nostro stile di vita, ne ha ridotto la quantità. Quindi con il tempo, che continueranno a scarseggiare ovviamente, perché cioè, a meno di non trovarne miniere sulla Terra in ancora maggiore abbondanza, potremmo cominciare a pensare a estrarle, in particolare dagli asteroidi. Cito ad esempio la missione Psyche di NASA, partita qualche mese fa, con l'obiettivo di raggiungere l'omonimo asteroide Psyche perché dalle osservazioni da Terra è apparso ricco, molto ricco di una serie di minerali molto preziosi. Questo è un po' l'overview generale della questione. Spero di avere come dire, stimolato qualche ulteriore domanda, perché abbiamo fatto veramente un cenno un po' a tutto, senza entrare troppo nel merito, però insomma, sono ben felice eventualmente di approfondire qualche aspetto. Grazie, grazie mille Simone Perrotta, grazie mille. È stata, cioè, una presentazione ricca di spunti dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista della sostenibilità. Mi viene anche da pensare dal punto di vista degli aspetti anche un po' legali nell'utilizzo di risorse che ci saranno poi nello spazio e così via. Quindi c'è tanto da pensare, insomma, immagino. No, esatto, non ho toccato l'aspetto legale perché diciamo, a fine marzo sono stato proprio ad un workshop dedicato perché magari faccio un brevissimo cenno, l'ambiente spaziale è considerato promise of mankind, è un ambiente in cui vige la non appropriabilità, però lo sfruttamento e l'utilizzo è invece una questione ancora aperta e probabilmente quando qualcuno inizierà a farlo il problema verrà affrontato in un modo ancora più deciso, però si sta cercando già di costruire un po' di regolamentazione intorno perché effettivamente è un tema abbastanza complicato. Perfetto. Grazie mille. Io non volevo fare troppe domande adesso perché, come abbiamo detto all'inizio, le domande le lasciamo un po' alla fine, però invito tutti comunque a scrivere anche già in chat delle domande nel caso le abbiate. Grazie ancora, dottor Pirrotta. Intanto quindi passerei al secondo esperto di oggi, che invece è il professor Filippo Maggi del Politecnico di Milano, che invece ci illustrerà la tematica della propulsione sostenibile. Buonasera a tutti, condivido le mie slide. Eccoci, sto Perfetto. trasmettendo correttamente? Bene. Allora, innanzitutto mi introduco brevemente, sono professore associato al Politecnico di Milano, lavoro al laboratorio di propulsione aerospaziale, dove ci occupiamo di propulsione e in particolare ci occupiamo di capire come ridurre l'impatto ambientale dell'attuale propulsione utilizzata in ambito spaziale. Ora,
Faremo un piccolo viaggio cercando di capire innanzitutto la propulsione effettivamente che cos'è quando agisce, che cosa vediamo e che cosa non vediamo dell'effetto propulsivo, in particolare per quanto riguarda la questione ambientale. Cerchiamo di fare anche un piccolo ragionamento per capire qual è il vero impatto, cioè cosa vuol dire impatto ambientale per la propulsione e qual è effettivamente il vero impatto ambientale. E poi cercheremo di chiudere facendo una breve riflessione per capire cosa vuol dire ragionare in maniera completa riguardo all'impatto ambientale. L'applicheremo alla propulsione, ma in realtà è un ragionamento che vale per qualunque tipo di impatto ambientale e vi incoraggio veramente a cambiare il modo di ragionare molto spesso per quando quando si affronta il problema dell'analisi dell'impatto ambientale, in particolare del che cos'è che inquina e perché. Ora, innanzitutto, dov'è la propulsione e quando viene utilizzata la propulsione? La propulsione in una missione spaziale, bene o male, esiste un po' dappertutto, perché la propulsione esiste quando inizia una missione. Pensiamo ai lanciatori spaziali che sollevano da terra il carico e portano in orbita le nostre navicelle spaziali, i nostri satelliti, e per fare questo hanno bisogno di una spinta propulsiva. Quando siamo in orbita, la missione prosegue molto spesso con una propulsione, perché il satellite, è dotato di una propulsione per poter ricollocarsi in una nuova orbita, o piuttosto, viene utilizzata per mantenere l'assetto del satellite o per mantenere la quota di un satellite che orbita attorno alla Terra, per compensare, per esempio, la resistenza che, l'atmosfera, l'alta atmosfera, ha sul satellite stesso, che tenderebbe quindi a farlo rallentare e farlo cadere. Altro momento in cui vediamo la propulsione è, per esempio, al termine della missione. Ci sono ormai casi in cui la missione stessa termina con la propulsione, perché abbiamo in mente le immagini che molto spesso vengono trasmesse dalle televisioni, in cui un pezzo di un missile utilizzato per lanciare un satellite viene recuperato facendolo riatterrare a terra, dopodiché viene revisionato, riassemblato e quel pezzo viene riciclato tranquillamente come se fosse una normale automobile che subisce una revisione approfondita, ovviamente, ma pur sempre una semplice revisione. E quindi questa è la conclusione molto spesso delle missioni. Quindi la propulsione la troviamo un pochettino dappertutto all'interno dell'ambito spaziale. Tuttavia, dobbiamo distinguere due grosse famiglie all'interno della propulsione. La propulsione di alta spinta e quella di bassa spinta. Nello spazio non abbiamo bisogno di grandi spinte, perché nello spazio interstellare, per esempio, un satellite, una sonda, viaggiano a una velocità costante senza necessità di una propulsione. La propulsione viene utilizzata per cambiare l'orbita, per modificare l'assetto del satellite, per cui abbiamo bisogno di propulsioni che non producono alte spinte, mentre per decollare e per riatterrare a terra invece dobbiamo contrastare l'effetto di gravità e la resistenza dell'aria quando attraversiamo l'atmosfera. Questi aspetti hanno necessità di alte spinte, quindi vediamo che la propulsione, bene o male, è divisa in due grandi famiglie, quella per generare le alte spinte e quella per generare invece la bassa spinta, principalmente usata in orbita. Ora, questo bene o male ci fa capire, ci fa classificare quali sono i sistemi propulsivi, però che cosa vediamo e che cosa non vediamo? Beh, innanzitutto stiamo vedendo sulla sinistra della nostra immagine una fotografia dello Space Shuttle in decollo. È molto scenografica. Abbiamo questo splendido sistema tecnologico che si solleva da terra generando una scia di fumo, di fiamme e fuoco che vengono generati dai booster, che sono questi motori che generano la spinta necessaria per sollevare da terra l'intero sistema. Giusto per darvi un ordine di grandezza,
quei sistemi, ognuno di quei sistemi spinge circa 1000 tonnellate di forza peso, quindi in newton 10 meganewton. Ora, quello a cui interessa, quello che noi però vediamo è la plume, che è la scia dei motori, lo scarico dei motori. Questo che noi vediamo contiene tanti prodotti chimici. E cosa contiene? Contiene particolato solido, contiene fuligine, contiene prodotti chimici a base di cloro, azoto, idrocarburi, che non sono completamente bruciati e quindi vengono rilasciati in atmosfera. Contiene molto spesso anche un po' di idrogeno, contiene vapor d'acqua e anche anidride carbonica. Quindi capiamo che all'interno di questa scia molto scenografica in realtà troviamo una buona parte di quello che viene definito di solito l'impatto ambientale di un lanciatore spaziale. Infatti questi prodotti si mischiano con l'atmosfera, ricadono a terra, interagiscono quindi con l'ozono e con l'ambiente circostante. Per cui questo è uno degli aspetti che effettivamente vediamo quando osserviamo un lancio di una navicella spaziale o un motore a razzo che funziona. Altre cose che esistono e che magari non vediamo in realtà, non ci rendiamo conto, sono per esempio però i propellenti all'interno delle navicelle spaziali, in questo caso, o dei satelliti, che vengono utilizzati poi alla fine durante la navigazione spaziale. Questi propellenti possono essere tossici. Giusto per darvi dei nomi, idrazina, tetrossido d'azoto, sono due componenti chimici che in questo momento si cerca di sostituire proprio perché sono altamente tossici al contatto e se vengono respirati. Troviamo anche clorati e perclorati, che sono invece elementi chimici dannosi, per esempio, per l'ambiente, perché i perclorati, per esempio, sono alla base di alcuni diserbanti. E questi perclorati vengono generati dalla combustione di alcuni tipi di propellenti. In generale, quello che in particolare per quanto riguarda i propellenti tossici, quello che succede è l'impatto principale è il mettere a rischio i lavoratori. Tuttavia dobbiamo considerare che le aziende proteggono con procedure e sistemi di sicurezza, per cui pur essendo un aspetto molto importante, non è in realtà il focus su cui vorrei atterrare con la vostra attenzione. Poi ci sono altre questioni un pochettino più delicate, un po' più subdole, diciamo. Per esempio, lo Space Shuttle funziona non solo con i booster, ma funziona anche con quelli che vengono chiamati motori principali dello Space Shuttle. Questi motori principali bruciano idrogeno ed ossigeno. Idrogeno ed ossigeno producono acqua alla loro combustione, vapor d'acqua. E noi potremmo pensare che il vapor d'acqua sia una delle cose più tranquille, anzi, che sia una delle dei propellenti meno impattanti da un punto di vista ambientale. Beh, quello è vero per quello che vediamo, perché noi vediamo solamente l'espulsione di vapor d'acqua dal nostro motore. Tuttavia, noi quello che non vediamo è ciò che i propellenti stanno consumando in quello che viene chiamato il loro ciclo di vita. Infatti, io per poter avere idrogeno lo devo tenere alla temperatura di meno 253 gradi Celsius, consumando energia, perché devo mantenerla a quella temperatura, altrimenti lui vaporizza e se ne va. E l'ossigeno lo devo tenere alla temperatura di meno 183 gradi Celsius. Capite che nel momento in cui io devo lanciare un satellite, un lanciatore, devo far partire un lanciatore dalla Florida, quando ci sono 40 gradi all'ombra, l'impegno energetico per produrre e per mantenere le temperature di questi propellenti prima del lancio è piuttosto elevato, solo che noi quell'impegno energetico non lo vediamo, o meglio, non è così evidente come è evidente invece la scia dei motori che vengono lasciate all'interno dell'atmosfera. E quindi,
Cominciamo a capire in realtà che non è solo quello che si vede l'impatto ambientale. E quindi cominciamo a prendere il concetto di tossicità, ossia ciò che è propellente originale, quando io lo maneggio, se lo respiro, sto male o mi ammalo, e viceversa, quando brucio qualcosa, i prodotti della combustione sono tossici da respirare, ebbene, questi sono dei problemi che in questo momento sono estremamente attenzionati dalla ricerca e dalla tecnologia. Però dobbiamo un pochettino fare un po' di distinguo, perché ci si può confondere un po'. Quindi, attualmente esistono delle definizioni, o meglio, si sta cercando di dare delle definizioni di propellente verde, propellente green, è ciò che in realtà produce qualcosa a bassa tossicità, sia nei prodotti, sia nell'origine del propellente stesso. Però non dobbiamo confonderci con la nostra idea che di solito abbiamo sui materiali a basso impatto ambientale, perché per esempio il cherosene è considerato un propellente verde. Mentre io sono abbastanza certo che se noi andiamo a chiedere ad una qualunque persona che utilizza un'automobile, oppure anche banalmente usa il cherosene da stufa da bruciare per scaldarsi in casa, evidentemente non identificherebbe il cherosene come qualcosa di un sistema a basso impatto ambientale. Tuttavia, nella propulsione è a basso impatto ambientale perché in sé non ha un livello di tossicità particolarmente elevato e quando brucia in realtà non genera degli elementi tossici, particolarmente tossici. L'anidride carbonica è letteralmente demonizzata, giustamente, per quanto riguarda il global warming. Quindi noi sappiamo che l'anidride carbonica genera il cosiddetto effetto serra e quindi è diventata la nemica numero uno di qualunque campagna ambientalista. Attenzione, tuttavia noi dobbiamo anche ragionare di quanta anidride carbonica noi stiamo parlando, perché per esempio è già stato fatto il conto che l'anidride carbonica prodotta nella plume dei motori a razzo non è minimamente comparabile con nessuna fonte attualmente esistente sulla Terra, per cui che cosa succede? L'anidride carbonica per l'ambito spaziale non è un problema, tanto che il metano, che produce tanta anidride carbonica, è considerato uno dei propellenti del futuro. Infatti, se pensate alle recenti missioni dell'azienda SpaceX, l'azienda SpaceX sta virando verso il metano non solo per questioni ambientali, anche per questioni tecnologiche, però il metano in generale è visto come migliore rispetto all'idrogeno per il futuro. E allora qual è il vero impatto? E l'impatto ambientale della plume qual è? Beh, sicuramente all'interno della plume, quindi nella scia dei motori a razzo, noi abbiamo dei composti chimici che possono avere impatti ambientali, ma attenzione, a seconda di dove emetto l'impatto ambientale, in generale posso avere problemi oppure no. Per esempio, gli inquinanti che io emetto sotto ai 20 km di altezza, che viene chiamata troposfera, che è la parte più bassa dell'atmosfera, tendenzialmente ricadono verso terra. Generano piogge acide localizzate, vero, però l'ambiente si è dimostrato capace di rigenerarsi senza grossi problemi. Fino in questo momento non sono un grosso problema. Se vengono invece emesse al di sopra dei 20 km d'altezza, per esempio, e dobbiamo passarci attraverso quella zona dell'atmosfera che si chiama stratosfera, e a quel punto lì abbiamo un problema, perché gli inquinanti si accumulano. La stratosfera non ha nuvole, la stratosfera non ha umidità e nella stratosfera quindi io non ho piogge che mi fanno ricadere l'inquinante verso terra, quindi tendenzialmente gli inquinanti si accumulano e anche le polveri sottili emesse dai lanciatori si accumulano ad alta quota,
tanto che possono addirittura creare un piccolo strato di polveri sottili, fuliggine, particolati solidi ad alte quote, che provocano un riscaldamento anomalo dell'atmosfera sopra i 20 km d'altezza, creando quindi problemi che ancora non si è ben capito che cosa potrebbero causare. Una cosa curiosa, il vapor d'acqua per noi è una delle cose meno inquinanti in assoluto. Ebbene, in stratosfera il vapor d'acqua è dannoso per l'ozono, perché il vapor d'acqua interagisce nella distruzione dell'ozono, è uno dei tre meccanismi che porta alla distruzione dell'ozono. Quindi qualcosa che noi riteniamo alla nostra quota totalmente benigno, in realtà quando si tratta di guardare alla stratosfera diventa, diciamo, dannoso per l'ambiente. Quindi vediamo che non c'è una risposta univoca su qual è il vero impatto ambientale. L'unica cosa che dobbiamo ragionare in realtà e che vi spingo a ragionare è quello che viene chiamato il ciclo di vita. Ragioniamo sul ciclo di vita della propulsione, però in generale per qualunque oggetto, per qualunque situazione, noi dobbiamo ragionare su quello che è l'impatto ambientale del ciclo di vita, cioè tutto ciò che viene creato, l'impatto che viene creato diretto ed indiretto, necessario per creare, usare e smaltire un oggetto. Questo è il vero impatto ambientale, solo che noi vediamo solamente la parte di utilizzo in genere di un oggetto e l'impatto di utilizzo, ma ciò che è stato consumato, inquinato per crearlo e ciò che verrà consumato, inquinato per smaltirlo, molto spesso non è sotto i nostri occhi. Diamo un'applicazione pratica nella propulsione. Partiamo da una missione. Allora, ce la facciamo? Forse. Ok, missione. Questa al centro abbiamo la nostra missione, il lanciatore che si sta sollevando da terra. Abbiamo però un prima e un dopo. Il prima comprende la costruzione del nostro lanciatore, comprende la produzione e la fornitura dei propellenti, comprende la produzione e la fornitura dell'elettronica di bordo. In realtà nell'impatto ambientale dovremmo mettere anche il caffè bevuto dagli ingegneri durante la produzione e la progettazione, che vi posso assicurare in alcuni momenti del lavoro può essere tanto. Tuttavia ognuno di questi elementi a sua volta ha creato un impatto precedente, perché per costruire i motori io ho dovuto avere dei metalli e ho dovuto lavorare dei metalli. E i metalli, per poter essere prodotti, prima devono essere estratti e riciclati. E le lavorazioni io devo aver avuto dei macchinari che a loro volta devono essere stati prodotti con dei metalli, con delle lavorazioni. E come vedete è una catena quasi infinita la creazione dell'impatto ambientale. Tutto ciò che viene a monte ha impattato l'ambiente per arrivare alla missione, che è quello che noi vediamo. E dopo cosa c'è? Dopo c'è, per esempio, la ricaduta a terra del sistema, e c'è l'impatto della plume con l'atmosfera, quindi c'è l'interazione con l'ambiente. Ora, dopo questo, dopo questo, eccoci qua, scusate, ho avuto un attimo di problema con la presentazione, abbiamo delle novità. Le novità sono per esempio la propulsione riciclata. L'azienda SpaceX americana riutilizza il primo stadio del lanciatore. Quindi prendiamo il paradigma che abbiamo visto prima, mettiamo una bella X rossa su tutto ciò che non serve più. Quindi io il motore lo riciclo, quindi non lo costruisco, non ho più bisogno di metalli, non ho più bisogno di estrazioni, lavorazioni e macchinari, e non ricade più a terra. Tuttavia ho dovuto sostituire con la revisione dei motori, la produzione dei ricambi, le riparazioni, l'esistenza di macchinari per fare questo e la produzione dei componenti, eccetera, eccetera. Questo è, per esempio, un modo per ridurre l'impatto ambientale all'interno della produzione, quindi del prima della missione. Il dopo, beh, il dopo è che io questo pezzo di metallo parzialmente contaminato dai miei reagenti chimici non ricade a terra e quindi non interagirà con l'ambiente.
Un altro piccolo esempio, e dopodiché penso che il mio tempo sia finito. Un componente, il propellente. Il cherosene. Il cherosene è, abbiamo detto, un combustibile che insieme all'ossigeno può essere utilizzato per spingere i motori a razzo. Bene, il cherosene io lo posso ottenere da fonte fossile, lo posso ottenere da una fonte rinnovabile, il biocherosene, quindi convertendo delle colture in maniera tale che producano poi un biocherosene, quindi un olio combustibile che vado a raffinare, oppure recentemente c'è stato anche qualche azienda aerospaziale, in particolare dell'aeronautica, che ha riciclato gli oli esausto di una catena, di una grande catena americana di fast food, e l'ha utilizzata per, dopo raffinazione, per far volare un aereo intercontinentale. Ora, qual è l'impatto minore? Questo dobbiamo capire. Per fare cherosene in questo modo, da una parte abbiamo trivellazione, estrazione, dall'altra parte coltivazione, raccolta, oppure abbiamo purificazione e trattamenti. Quindi questi sono i processi alle spalle. Ora, qual è la sostituzione che ci conviene fare? E poi conviene sostituirlo? La risposta in realtà dipende dalla risposta a questa domanda chiave. Cosa vuol dire per noi ridurre l'impatto ambientale per questo specifico caso? Vogliamo decarbonizzare? Beh, la risposta chiara è no. Abbiamo già detto che per i lanciatori spaziali l'anidride carbonica non è un elemento chiave dell'impatto ambientale. Quindi la decarbonizzazione non può essere il nostro obiettivo per la riduzione di questo impatto ambientale. Vogliamo ridurre l'impatto nell'atmosfera dei prodotti di combustione? Beh, allora devo smettere di bruciare cherosene, perché che sia biocherosene o che sia cherosene prodotto da trivellazione, in realtà la combustione avviene allo stesso maniera e espellerò lo stesso tipo di inquinanti. Oppure vogliamo ridurre il consumo di risorse? Beh, forse allora però non dovrei consumare il suolo per coltivare un prodotto agricolo che poi converti in cherosene, perché quel suolo lì potrebbe essere utilizzato per fare cibo. E quindi in realtà, se speravate di avere una risposta, la risposta non c'è, perché dipende dalla vostra domanda, cioè da come vi state ponendo voi alla domanda cosa voglio ridurre nell'impatto ambientale, proprio perché l'impatto ambientale non è un'unica sfaccettatura, ma sono mille sfaccettature diverse, ognuna con la sua curvatura. E qui arriviamo alla conclusione. La fonte fossile consuma suolo e risorse, non è rinnovabile, ma costa poco. La fonte rinnovabile, quindi la coltivazione, per esempio, di colza o roba del genere, è rinnovabile, bassa emissione di CO2 globale, ma ruba terreno al cibo, alla produzione di cibo. Allora sembra che il riciclo di oli esausti sia la cosa migliore. In realtà è troppo costoso, anzi, l'impatto ambientale del processo può essere di purificazione dell'olio, può essere addirittura più dannoso di trivellare. E di conseguenza, come vedete, non sempre le cose appaiono come sono quando si va ad analizzare l'impatto ambientale nella sua globalità. Per cui, riassumendo, la propulsione in passo zero purtroppo non esiste. La questione è, limitiamo l'impatto ambientale, però dobbiamo scegliere qual è l'impatto ambientale che ci interessa ridurre, perché ce ne sono veramente tanti tra cui scegliere. E in generale, il vero impatto ambientale valuta il ciclo di vita di un processo dall'inizio alla fine, perché non è soltanto quello che vediamo l'impatto ambientale, ma sempre, per ogni oggetto, per ogni processo, c'è un prima e un dopo, che devono essere sempre considerati all'interno del ciclo di vita e all'interno delle nostre valutazioni. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono domande sono ben felice di rispondere. Grazie mille Filippo Maggi per l'intervento, veramente tanti spunti anche qui, io non avrei mai pensato a tutto questo, diciamo, dietro alla propulsione, ci cioè, siamo abituati a questi sistemi propulsivi sempre più avanzati e potenti, ma è bello vedere che ci si interroga anche su quali sono le conseguenze a terra sempre, quindi molto interessante da parte mia.
A questo punto, se abbiamo ancora qualche minuto, volevo quindi innanzitutto cogliere l'occasione, se ci sono delle domande, di poterle porre ai nostri esperti. Ok, quindi io sto guardando in chat. Ok, quindi ci sono delle domande. Innanzitutto, questo è per quanto riguarda, per dirlo agli esperti, arrivano domande che possono essere sia tecniche che invece un po' più organizzative. Quindi stiamo cercando un pochettino di raccoglierle tutte. Volevo sapere cosa devo fare nel progetto finale, se può scrivere cosa fare. Allora, questo ho provato a cercare di spiegarlo all'inizio. Non so se era presente anche all'inizio. Come detto, siccome abbiamo ricevuto domande a questo riguardo, volevamo cercare di tranquillizzarvi, quello dal punto di vista del dettaglio che noi ci aspettiamo. Per noi questa è un'iniziativa che ha lo scopo di stimolare la discussione all'interno delle scuole fra studenti e con i docenti. È una call for ideas, quindi semplicemente sulle tematiche che noi abbiamo presentato ci si aspetta che gli studenti abbiano un'idea di qualsiasi tipo. Non, può essere tecnologica, può essere un oggetto, può essere un processo, può essere come ad esempio ha spiegato Filippo Maggi in questo momento, il professor Maggi, un modo nuovo con il quale far decollare, riatterrare in maniera tale da ridurre l'impatto sull'ecologia, quindi agire in questo modo sulla sostenibilità, bisogna soltanto, diciamo, avere questa idea e riassumerla in massimo 3 pagine e accompagnarla con un video. 3 pagine in cui si può descrivere il contesto, il problema che si vuole affrontare, la soluzione proposta e magari qualche parola anche sull'impatto che ci si aspetta, insomma. Ok, domanda da parte di Guido, se posso sapere di quanto è possibile ridurre l'impatto della propulsione per ora? Questa è la domanda, immagino, al professor Maggi. Prego. Sì, di quanto il problema, non abbiamo una misura, questo è chiaro. Quello che si sta cercando di fare, innanzitutto, si sta lavorando su due filoni principali a livello mondiale, o meglio, il filone più interessante per le aziende in questo momento è l'utilizzo di sistemi meno tossici, quindi di propellenti a ridotta tossicità, perché da un certo punto di vista riduce la pericolosità dei propellenti, della gestione dei propellenti nei confronti dei lavoratori stessi e allo stesso tempo quindi fa risparmiare soldi alle aziende. Quindi in realtà è una situazione dove si vince due volte. Dall'altra parte, c'è un forte interesse allo sviluppo di studi atmosferici per capire può essere l'impatto dei lanciatori nel futuro. In questo momento, se stiamo ad analizzare in questo momento lo stato dei lanci, il numero dei lanci, quello che salta all'occhio è che non sono tanti e sono pochi per poter avere un impatto vero. Tuttavia, se guardiamo quello che sta succedendo oltreoceano, quindi Elon Musk, la sua idea di commercializzazione dello spazio, ci sono business plan che prevedono lanci di 1.000 lanciatori l'anno, sempre dallo stesso spazioporto, sempre con le stesse traiettorie. E questo potrebbe essere un problema da un punto di vista ambientale, in quanto quantità di quel tipo lì di lanci non sono mai stati analizzati sulla Terra, non sono mai stati visti sulla Terra e quindi c'è un problema di stratosfera. Ora, la domanda è quanto possiamo ridurre l'impatto ambientale? In questo momento la questione è prima di tutto quantificare, cioè noi non sappiamo ancora quantificare l'impatto vero di un lanciatore perché mancano i dati. Noi non sappiamo in questo momento quanto effettivamente impatta la fuliggine ad alta quota, quanto effettivamente impatta l'acqua ad alta quota. C'è un'idea, ci sono modelli, ma non c'è uno straccio di misura sperimentale che permette di dire effettivamente che questi modelli sono realistici. Quindi non siamo ancora alla fase quantifichiamo quanto riduciamo. In questa fase siamo al cerchiamo di capire quanto stiamo inquinando. Quindi non rispondo purtroppo alla domanda, ma per farvi capire che siamo ancora indietro, molto indietro in questa parte. Grazie. C'è un'ulteriore domanda sempre per il professor Maggi. Non mi è chiara la conclusione riguardo la CO2, il fatto che per i lanciatori non sia in effetti un problema.
Certo, allora, per i lanciatori e per il numero di lanci che si fanno all'anno, è stato fatto un conto di quanta CO2 viene generata ed è stata comparata con la CO2 che viene generata dall'aviazione civile o dall'industria o dalla normale industria. È una frazione estremamente bassa, adesso io non ho i numeri in questo momento sotto mano, ma è una frazione di percentuale. Di conseguenza, quello che salta all'occhio è che se noi smettessimo di lanciare, di produrre propulsione e di fare lanci nello spazio, il cambiamento a livello di emissioni di CO2 praticamente sarebbe nullo, sarebbe totalmente trascurabile. Per questa ragione sto dicendo che la CO2 per l'aerospazio produzione talmente poca che non conviene investire lì perché probabilmente l'impatto prodotto dai lanciatori non è la CO2, ma per esempio è la fuliggine rilasciata ad alta quota. Quello potrebbe essere un problema maggiore. E di conseguenza conviene investire risorse e attenzione dove il problema può causare conseguenze peggiori. Grazie mille. Un'ultima domanda, vedo, scusate se facciamo un'ultima domanda perché purtroppo c'è il tempo, siamo già un attimino oltre, quindi dovremmo andare verso la conclusione. C'è un'altra domanda in cui si chiede, ho sentito anche parlare delle vele solari, anche queste possono essere definite come propulsione. Non se ne è parlato giustamente di questa parte di propulsione, insomma, però Sì, prego. allora le vele solari possono essere considerate un tipo di propulsione, sì, perché mi permettono di cambiare lo stato di moto di un satellite in volo, per esempio. Tuttavia, non è una propulsione classica, perché una propulsione come quella che abbiamo visto adesso e che abbiamo classificato in questo momento, è una propulsione che richiede l'espulsione di una massa che io tengo a bordo del satellite. Quindi io a bordo della massa brucio qualcosa, questo prodotto di combustione viene espulso dal satellite. La vela solare invece cattura quello che è il vento solare, quindi sono le particelle che sono già in moto all'interno dello spazio e come una vela terrestre cattura il vento. Esattamente nella stessa maniera la vela solare cattura le particelle che sono già presenti nello spazio e spinge oppure frena a seconda dell'utilizzo la navicella che ha aperto la vela solare. Quindi sì, la propulsione ok, ma non è una propulsione classica. Grazie, grazie mille. Rispondo all'altra domanda in cui si chiedono le slide. Sì, sicuramente le raccoglieremo e le pubblicheremo comunque sul sito dell'ASI, come fatto anche per i precedenti webinar, solo per menzionare. Volevo arrivare a conclusione, se non vi dispiace, condivido delle ultime slide solo per concludere, però chiederei al professor Maggi e all'ingegner Pirrotta di rimanere comunque collegati, se non vi dispiace, 2 secondi. Allora, essendo questo l'ultimo webinar, ci teniamo comunque a concludere insieme a voi. Innanzitutto vogliamo ribadire che nel caso in cui ci siano domande sia tecniche che organizzative, potete contattarci senza alcun problema agli indirizzi email che vedete indicati qui in questa slide, li possiamo anche riportare in chat in maniera tale che siano disponibili per tutti. Risponderemo noi per le questioni organizzative del public outreach oppure rinoltreremo la richiesta, la domanda agli esperti, quindi senza alcun problema. Ricordate la scadenza presentazione delle idee, che è il 20 maggio 2024. Cosa accadrà dopo il 20 maggio 2024? Formeremo una commissione giudicatrice che può essere formata solo dopo il 20 maggio, che sarà composta da 3-5 membri del settore istituzionale, industriale e accademico. E a conclusione della valutazione sarete contattati attraverso proprio i contatti che avete fornito in fase di presentazione dell'idea. Dopo il 20 maggio 2024, però, la cosa importante è che vi aspettiamo tutti al Public Day dello IAC 2024. Che cosa troverete nel Public Day? Durante il Public Day dello IAC 2024 ci sarà innanzitutto un'area espositiva
organizzata da agenzie spaziali provenienti da tutto il mondo, da industrie provenienti da tutto il mondo, in cui avrete la possibilità di incontrare gli esperti e porre alle domande, agli esperti proprio le vostre domande, e ci saranno anche degli eventi che saranno organizzati proprio dentro gli stand per questa giornata. Oltre a questo, nella mattinata del Public Day ci saranno delle presentazioni di esperti del settore su tematiche che riguarderanno lo space for la sustainability, per la sostenibilità, new space economy e anche la divulgazione comunque scientifica legata all'ingegneria spaziale. Ci sarà un momento di incontro anche con gli astronauti ed infine anche nel pomeriggio delle esperienze pratiche rivolte a tutte le età e anche delle mostre. Tutto questo sarà parte dell'agenda che stiamo finendo di definire in questo momento e sarà comunque disponibile sul sito del congresso di IAC 2024, insieme anche ad un link di registrazione per poter partecipare al Public Day. Quando è il Public Day? Cosa è importante? Per piacere, segnate appunto questa data importante: 18 ottobre 2024. In tutta la giornata saranno organizzati questi eventi, e soprattutto nella mattinata in cui ci saranno le presentazioni degli esperti del settore e l'incontro degli astronauti, ci sarà il momento di premiazione proprio di questa call, come avevo menzionato prima. Detto questo, io volevo innanzitutto ringraziare nuovamente tutti, quindi lasciatemi dire, io sono un docente universitario, sono abituato ad annoiare in generale le persone, ma devo dire che oggi le presentazioni sono state molto molto belle, stimolanti, veramente credo per tutti coloro che hanno ascoltato. Le registrazioni comunque saranno disponibili e quindi potrete comunque usufruirne anche con gli studenti. Voglio ringraziare di nuovo gli speaker di oggi, quindi il professor Maggi e l'ingegner Pirrotta, per aver dato il vostro contributo molto importante a questa iniziativa. Voglio ringraziare tutti voi per aver assistito a questo webinar e ai precedenti, ed inoltre voglio ringraziare di nuovo il gruppo di Public Outreach di IAC 2024. Ve l'ho introdotto all'inizio, lo ringrazio. Se volete, vi lascio la parola. Se volete, anche al gruppo di Public Outreach, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, dite pure, quindi attivate le vostre webcam senza alcun problema. Scusami Pierluigi, volevo Vai, solo prego. dire una precisazione riguardo quello che è stato detto. Al termine dei lavori della commissione saranno contattate solo le scuole vincitrici, e le altre scuole ovviamente potranno conoscere i risultati tramite la pagina web del sito ASI, dove saranno pubblicati i risultati, però non contatteremo tutte le scuole, questo ci tengo a dirlo, per dire qual è il loro risultato. Se qualcuno è interessato può scriverci una mail, però diciamo, i risultati saranno pubblicati sulla pagina della Call for Ideas, e poi contatteremo solo le scuole che hanno presentato le idee migliori. Grazie mille Germana per la precisazione, grazie veramente. Grazie di nuovo a tutti. Insomma, vi aspettiamo numerosi tutti al Public Day di IAC 2024, 18 ottobre. A presto. Ciao. Salve.